e svelerò prestissimo che il titolo in realtà è una citazione, ma per vedere, diciamo, di stare in una comunicazione, anche se vedo qualche volto, ma appunto non è la stessa cosa, ho pensato di preparare delle slide che diciamo servono da supporto, da griglia, da binario anche per me. Quindi adesso le condivido e sì, è appunto Più vasto respiro, che è una citazione. Adesso vengo presto a dire di chi è, da dove viene, magari qualcuno l'ha anche individuata. E il sottotitolo rende però effettivamente quello che mi è stato chiesto e anche quello effettivamente che penso di dire. E con un'aggiunta che era diciamo, nella consegna iniziale, ma che poi per non fare un titolo elefantesco, così diciamo, non ho poi messo, perché l'oggetto vero e proprio è il dilemma della coscienza tra obbedienza e dissenso all'interno della Chiesa. Quindi è un contesto, diciamo, tipicamente ecclesiale, pur con questo, proprio diciamo dal punto di vista di questa domanda che attraversa tutto il vostro percorso sulla coscienza. E quindi è come un tema che si trova, diciamo così, in terra di mezzo tra la prospettiva fondamentale della lezione precedente, quindi appunto l'ho ascoltata anche io, le questioni fondamentali della scelta del male, del bene, quindi una prospettiva fondamentale, e quelli che saranno i temi civili e politici, che sono, se non sbaglio, fra 2 o 3 volte, perché in realtà anche il tema ecclesiale è una terra di mezzo, cioè la Chiesa, e qui non dico ovviamente niente di nuovo, ma è solo per rimettere appunto un po' la questione. È una realtà intermedia, non è prima e non è ultima, non è prima perché prima è, diciamo, il Vangelo, ma in Vangelo intendo l'Evangelo, intendo il Signore risorto, intendo tutto questo, e non è ultima perché ultima come destinazione, diciamo, intendiamo che sia il regno, e quindi la Chiesa resta una realtà intermedia. Questo, diciamo, ne abbiamo consapevolezza sia ognuno, diciamo, soggettiva nella propria vita ecclesiale, sia anche tutti quelli tra voi che lo hanno studiato e lo studiano nelle scienze religiose, nei vari percorsi di vari livelli di teologia, è così, pensiamo a tutti i testi, Lumen Gentium e avanti. È un soggetto, ancora faccio riferimento alla Lumen Gentium, che è un soggetto pellegrino, peregrinus, direbbe Agostino, perché fra le varie, appunto, mi occupo anche come professione di letteratura cristiana antica, teologia antica, eccetera. Quindi peregrina itinerante nella storia, ed è un soggetto collettivo, ma in quanto soggetto collettivo esiste anche in quanto fatto di singoli soggetti in relazione tra loro, cioè in comunione. Vabbè, potrebbe sembrare una premessa inutile, un po' retorica, in realtà non lo è, perché la domanda mi sembra che sia questa. Parliamo di un'istanza di coscienza, quindi un'istanza di coscienza, appunto, tesa, come diceva il sottotitolo, tra obbedienza e dissenso, ma un'istanza di coscienza che può prevedere un dissenso all'interno di un santo contesto. Di un contesto come un contesto ecclesiale che potrebbe tendere, dico potrebbe, qualche volta teso, molte volte no, vedremo, insomma, potrebbe tendere a parlare per gli altri, cioè a dire a chi si deve prestare obbedienza e a chi eventualmente si deve fare obiezione, ma considerando che sul versante della Chiesa ci si possa essere solo obbedienza. In realtà, evidentemente, essendo la Chiesa, questo soggetto, diciamo, pensate al numero 8, la non debole analogia, cioè la Chiesa è un soggetto che è storico, è un soggetto che è medio, è un soggetto che vive di mediazioni, ma non è il soggetto né primo né ultimo, ripeto, si può porre
la questione del caso, del dilemma appunto della coscienza anche rispetto a delle questioni che riguardano la Chiesa, non solo obbedienza, si potrebbe anche intitolare. Allora, da questo punto di vista, la questione è terra di mezzo, ma si fa abbastanza, come dire, proprio di dilemma. Non è così semplice per chi fa parte della comunità ecclesiale ragionare sì, ma mettersi effettivamente in questione rispetto a questa prospettiva. Allora, qua si svela il titolo. Il titolo, come dicevo, è una citazione che mi piace molto, è di Sorella Maria dell'eremo di Campello sul Clitunno in Umbria. Al secolo, si suole dire così, al secolo Valeria Pignetti, una donna che era missionaria francescana di Maria, poi a un certo punto quella congregazione di impianto francescano, a un certo punto ha lasciato la congregazione e ha dato vita a un piccolo eremo molto particolare. E ci ha lavorato su quei testi, hanno pubblicato molti nelle edizioni di Bose, Mariangela Maraviglia, anche Marzia Ceschia, che è della Facoltà del Triveneto, fra i tanti. Paolo Marangon, cioè diciamo ha tanti agganci anche di persone che sicuramente conoscerete, avrete sentito, ne avrete letto. Allora, lei dove lo scrive questa cosa? In una lettera del 21 giugno 1942, una lettera che scrive a Pio XII. Ora, non c'è bisogno, mettendo la data, a parte questa coincidenza del 21, oggi siamo pure nel 21-1 del 21, ma comunque, al di là della coincidenza del giorno del giugno, scrivere nel 1942 dice di una situazione problematica. Noi certamente anche oggi viviamo delle situazioni non semplici, ma certamente nel 42 dobbiamo pensare in pieno conflitto mondiale sul versante civile, politico, ma pensiamo anche che cosa vuol dire, non a caso, poi appunto non avevo connessione quando preparavo, quindi ho potuto mettere poche immagini, sono quasi tutte slide di testo, però questa qua è la tiara che è stata di Pio IX, mi pare, no, perché poi non l'ho scritto, di Pio IX, triregno con le tre cerchi, cioè, un segno, ecco. Allora, come dire, è pensare a un pontificato a cui scrivere non è proprio cosa, una suora qualsiasi, un eremita qualsiasi, una donna qualsiasi che scrive a Pio XII. Sono pentefici, come non lo so, può essere anche Papa Francesco che si china a raccogliere la borsetta che è caduta per terra. Poi, certo, anche scrivere una lettera a Papa Francesco non è poi così immediato neanche oggi, però qua è per mettere in evidenza come ci sia una forza, una parresia, una franchezza in questo scritto molto alta. E perché gli scrive? È in questo testo che dice: Santità, ma io ho bisogno di più largo respiro. Così come in un'altra lettera scriveva: Perché il mio pane è nella madia di tutti. Gli scrive in questo testo qua in particolare perché è in corsa, lei è la piccola comunità, sono poche sorelle, è in corsa in una censura molto grave, ad esempio, fra le altre sono sotto inchiesta e così, e fra le altre cose hanno tutti i preti della diocesi la proibizione di celebrare la messa su nel loro piccolo eremo, dove peraltro c'è una chiesetta del 1000 e qualcosa. E perché c'è in corsa? Perché non ha voluto rinunciare all'amicizia con Ernesto Buonaiuti. E lei dice: Io non rinuncerò a questa amicizia che per me è santa, come se dovessi rendere conto della mia coscienza davanti a Dio. E perché era così inquietante e problematica questa amicizia con Ernesto Buonaiuti? È perché viene riconosciuto come un esponente, forse addirittura uno dei principali in Italia, del cosiddetto modernismo. Il modernismo, dico solo poche parole, immagino che in molti, molte l'avrete incontrato, probabilmente tutti studiando la storia della Chiesa. È un vasto movimento che è stato di riforma ecclesiale,
E i suoi temi, chiamati modernismo e modernisti in senso di disprezzo, perché sarebbero, come dire, appunto il compendio di tutte le eresie, il compromesso con il mondo, l'abbandono della santità, delle cose così, sono dei temi che se non portassero con sé le condanne che questo ha tirato, non portassero con sé tanto eco anche di dolore, di rifiuto, di esclusione. Farebbero forse oggi quasi sorridere perché sono un movimento vasto, ma che parla di riforma e parla di impianto storico e dunque storico critico nella lettura della scrittura, ma anche nella lettura della storia della Chiesa, quindi anche dei dogmi che vanno contestualizzati nell'epoca, nei motivi, nelle varie cose, tutte cose che sicuramente abitualmente oggi facciamo e che tutti studiamo e studiate. Parlano di formazione dei laici, parlano di un rapporto non conflittuale con la scienza, anche con la neuroscienza, professor Paris, di un rapporto non conflittuale. Ma per Pio X, e non soltanto lui come singolo, il testo è soprattutto la Pascendi del 1906, ma diventa una cosa da combattere. Combattere che cosa vuol dire? Vuol dire mettere i libri all'indice, vuol dire. Molti erano preti, sospendere a divinis molti di loro, proibire la parola pubblica, proibire l'insegnamento per quelli che insegnavano. Appunto, Ernesto Buonaiuti era uno storico del cristianesimo, oggi c'è in corso tutto un vasto movimento di recupero della sua opera e anche della dignità del suo percorso. E dunque, è stata una cosa, vista da qua, a distanza, sembrerebbe una cosa da poco, ma era proprio una questione che metteva in crisi la coscienza dell'appartenenza ecclesiale, perché essere amici di queste persone, indicate come appunto modernisti, con un senso appunto di disprezzo, modernisti, voleva dire disobbedire, ecco, tra obbedienza e dissenso, voleva dire disobbedire, e obbedire invece alla propria coscienza, come fa Sorella Maria, Valeria Pignetti, appunto, voleva dire incorrere nelle stesse censure. E lei, che era di salute e fragile, poi possiamo immaginare senza riscaldamento, insomma, tutte cose di questo genere, a un certo punto, in questo periodo, sta male e allora un prete va per confessare, a dare i sacramenti. E però prima di avvicinarsi per i sacramenti le chiede di rinnegare l'amicizia e di dire che lei non vuole essere più amica di Ernesto Buonaiuti. Notate, anche solo amica, lei dice: questa amicizia per me è sacra. Io ho sempre cercato di non tradire la mia coscienza, non potrei farlo in quest'ora estrema. E questo che lei dice di aver detto alla presenza di una consorella, lo scrive, lo riferisce in questa lettera del 42 a Pio XII, al quale scrive appunto per spiegare il caso e anche per dire: ma però certo ci farebbe piacere qualche volta poter partecipare a un'eucaristia, a una celebrazione eucaristica. In questa lettera che scrive riporta anche questo fatto e dice che nonostante la sua resistenza, diciamo, alla fine quel prete l'assolve lo stesso. Come dire, si vede che anche lui ha pensato che in quel caso avrebbe tradito anche lui la propria coscienza, il buon senso, le ragioni evangeliche, obbedendo a un comando che, visto anche agli occhi nostri di adesso, non aveva luogo a esistere, ma si presentava con tutti i timbri, che richiedevano obbedienza. E nella stessa lettera, oltre a Ernesto Buonaiuti, cita dei nomi delle persone che sono nomi importanti, famosi del cristianesimo, del cattolicesimo italiano dell'inizio del Novecento e che farebbero parte di questa galassia. Primo Mazzolari, Giovanni Semeria, Priscio Casciola e poi anche Luisa Giacomelli, lei queste non le cita, ma Adelaide Coari, tante altre e tanti altri. Approfitto, ecco un libro da poco uscito per la nostra edizione, Verso l'ignoto, donne moderniste di primo Novecento, proprio per il recupero anche di tutto questo. Allora,
il testo sarebbe tutto molto bello, si trova tra l'altro in L'ineffabile fraternità, Sorella Maria di Campello, e la pubblicazione dell'epistolario con Primo Mazzolari, appunto, a cura di Mariangela Maraviglia per l'edizione Chicaion. Allora, detto questo, ho detto da dove veniva questa citazione, appunto, Santità, io ho bisogno di più largo respiro. Dico tra l'altro, ma ripeto, probabilmente conoscete adesso che l'ho svelata la provenienza, questa esperienza, aveva rapporti, parliamo degli anni 40, 50, poi 30 prima, ma aveva rapporti con Gandhi, aveva rapporti con persone cristiane ma di altre confessioni, dunque delle cose che adesso sono molto più comuni, ma in quel momento erano proprio sul confine, appunto. Gli esempi di questo trovarsi, diciamo, una situazione in un dilemma di coscienza di fronte a un soggetto amato, un soggetto collettivo, un soggetto per il quale queste stesse persone dedicano se stessi, dedicano la propria vita, e proprio di fronte a questo trovarsi nel dilemma di dire no, io sento che mi devo sottrarre, gli esempi purtroppo dobbiamo dire non mancano, non ci stupisce proprio per questa questione che dicevamo all'inizio, essere cioè la comunità ecclesiale non è la città di Dio piovuta in terra, non è, è un soggetto complesso, itinerante nella storia, variamente innervato di obbedienze evangeliche, ma anche di obbedienze che evangeliche non sono, perché fanno parte dei tante questioni. Pensiamo un caso per tutti, la condanna della schiavitù, ma non è sempre stata così pungente, e così avanti, molte altre cose, capite? Le donne, avanti, avanti. Gli esempi non mancano, anche esempi che poi nel tempo darebbero, danno proprio ragione al detto evangelico: i vostri padri hanno ucciso i profeti e voi gli fate le tombe, nel senso che anche con buona fede molte volte c'è proprio questo meccanismo, che è anche un meccanismo di conversione, per carità, è un meccanismo di conversione. Però, bah, dico Savonarola, poi apriamo i processi di beatificazione, eccetera, ma dei nomi più recenti, basta pensare a Congar, basta pensare a Dupuy, molto bello il libro di Gerard O'Connell pubblicato per EMI, Il mio caso non è chiuso. Voglio dire, non è difficile trovare tante persone sulle quali testare, diciamo, questo dilemma della coscienza. Yvonne Gebara, una teologa brasiliana, cattolica, una suora, ma anche lei è stata per un tot tempo ridotta al silenzio, avanti. Mi soffermo però un attimo su Lorenzo Milani, perché la frase che dà il titolo a questa slide è molto famosa, e quando appunto il professor Paris mi ha chiesto questo tema, che portava proprio nella sua consegna anche la parola obbedienza, e mi è venuto in mente subito effettivamente questa frase: l'obbedienza non è più una virtù, che è una frase di Don Lorenzo Milani e anche il titolo di una piccola antologia, questa edizione che ho io, è l'edizione che si chiamavano 1000 lire, quindi la dice lunga sulla resistenza, diciamo, della carta. E di che cosa si tratta e perché dice non è più una virtù? Come dicevo all'inizio, il taglio che cerco di dare questa sera è un po' a metà tra la tematica fondamentale e quella che saranno poi le tematiche anche civili e politiche, perché le cose sono collegate. Questa frase è citata in un carteggio, c'è una frase che lo contiene, diciamo un testo che lo contiene, ma il libretto è anche una raccolta di tre testi e che porta questo nome, tutta la raccolta, fatta non da lui naturalmente. Perché cos'è successo? È successo che erano stati incarcerati, c'era il movimento non violento e di obiezione di coscienza, all'epoca non c'era l'istituto dell'obiezione di coscienza, ma la leva obbligatoria, il rifiuto
di prestare servizio militare diventava passibile di pena del carcere militare, quindi erano incarcerati a Gaeta, Capitini, Melegari e molti altri. E cos'è successo? Che in questo movimento che si veniva creando, appunto di obiezione di coscienza, alcuni a Firenze, alcuni cappellani militari si erano trovati, non troppi, 11, in realtà erano molti altri cappellani, molti di più i cappellani militari, si erano trovati, avevano, stavo per dire postato, pubblicato sulla Nazione, che è il giornale, diciamo, cittadino di Firenze, avevano pubblicato una lettera, ma piena di disprezzo verso quei vili che con viltà non prestavano obbedienza alle sacre leggi della patria. E Milani, come è noto, come tutti sanno, leggeva il giornale insieme con i ragazzi e tutti sono rimasti sconcertati. Allora scrive una lettera molto articolata in cui dice perché non avrebbero dovuto dire così e perché non c'era niente di sacro in quella obbedienza lì. Viene per questo denunciato, viene ripreso da Floritt, che era il cardinale di Firenze all'epoca, e Barbiana e poi l'Isolotto, insomma, il cardinale Floritt, e viene ripreso e viene lui stesso denunciato per vilipendio, apologia di reato, e è a un processo e scrive una sua memoria per il processo. E allora, in questa memoria per il processo, nel 65, appunto, quindi era già malato, non può andare, poco prima di morire, che si esprime fra le altre così. E ricordando, uscivano dall'orrore appunto, non era lontana, ma non neanche troppo, l'orrore della guerra, ma anche dei campi di concentramento, ma lui ricorda anche le guerre italiane in Etiopia. Ricorda Hiroshima e dice chi doveva obbedire. Ricorda poi il processo di Norimberga, poi da quello successivo di Gerusalemme, Hannah Arendt, come è noto, ha scritto La banalità del male, che potrebbe essere un controcanto appunto di questo, l'obbedienza, ma quale obbedienza è una virtù? E allora lui dice c'è un'altra legge, una legge scritta nel cuore. Una gran parte dell'umanità la chiama legge di Dio, un'altra parte la chiama coscienza e dice poi sono una minoranza quelli che no. Sul numero non lo so, però insomma. E lui dice come uscire da questo dilemma di fronte a un ordine che non è giusto, perché lui parla di responsabilità collettiva, anche chi sta zitto, anche chi non si oppone, diciamo, regge il sacco. Lui dice c'è un solo modo di uscire da questo, dire ai giovani che sono tutti sovrani. L'obbedienza non è più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni. Evidentemente quell'obbedienza che ha a che vedere col nostro tema ecclesiale, perché si ammanta di una richiesta sacrale, cioè un'obbedienza che è un'obbedienza a un ordine, in quel caso un ordine civile, un ordine politico, ma che va contro i dettami della coscienza, pensiamo che sono cose grandissime, Auschwitz, il bombardamento di Hiroshima, eccetera. Si ammanta della sacra obbedienza, dovete obbedire. Questa dice: questa obbedienza qui non è più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni. Allora, dunque, io che cosa vengo qua a dire? Vengo a parlare di sovversione, di anarchia e del temutissimo relativismo. Ora, naturalmente, la metto così anche per non perdere, non prendervi troppo tempo, evidentemente, ma. E la metto un po' per temi estremi, ma se ci può essere qualche elemento di anarchia, direi di no, ma di sovversione, di sicuro, di manomissione. Il termine manomissione è molto interessante, ma semmai lo riprenderemo dopo. Ma io non vorrei dire di questo, vorrei parlare piuttosto di un discernimento, cioè. Non si tratta di porre la questione in termini manichei, obbedire, non obbedire, anche se il titolo che ho portato prima di Milani sembrerebbe andare in questo senso. L'obbedienza non è più una virtù, ma anche quello va letto in contesto, non è che si può prendere solo come slogan. Ma quello che si chiede è piuttosto un discernimento.
non è solo un gioco di parole, no? Può sembrare, ma potrei dire non obbedienza per obbedienza, per indea cadaver come un cadavere, obbedienza sempre e comunque, obbedienza che ti possono ordinare qualsiasi cosa, anche nella chiesa, non solo all'esterno, ma obbedienza, uno dice, vabbè, la stessa parola, solo che è tradotta. Ma con obbedienza vorrei tornare anche a recuperare l'etimologia. Obbedienza, come più opaco è, porta con sé la radice profonda di ascolto. E dunque l'obbedienza, che è una virtù e che razza di virtù, tanto che è addirittura anche parte, diciamo, dei voti monastici e religiosi, ma anche lì c'è modo e modo, evidentemente, è un'obbedienza radicale. È un'obbedienza che chiede ascolto e sottomissione buona, ma non la sottomissione del servo, ma la sottomissione della fraternità. È un ascolto profondo, un'obbedienza al Vangelo, un'obbedienza all'altro, all'altra, ai suoi bisogni, un'obbedienza alla storia. E, ho passato velocemente, ma certamente vi sarà venuto in mente il grande capitolo della Gaudium et Spes, grande sesto capitolo di Gaudium et Spes, che parla proprio del sacrario della coscienza. E l'altro documento del Vaticano II, Dignitatis Humanae, che parla della libertà di coscienza, la libertà religiosa, quella stessa che nel sillabo di Pio IX era chiamata deliramentum e faceva parte dei grossi difetti del mondo moderno. Allora, questo è il relativismo? No, questa è la conversione, ma a volte è tardiva, a volte ci sono persone che vedono più lontano e che riescono anche a dire: ma che stiamo facendo? Ma che stiamo facendo? Questo chiede discernimento per passare da quella obbedienza, che non ce la chiede il Vangelo così, cioè quella cieca, non ce la chiede il Vangelo, non ce la chiede la tradizione, non ce la chiede, se farete molto bene queste cose, certo, e come penserà il collega la volta prossima, la spiritualità, ma questo ci chiede appunto la obbedienza, l'upaco è, con discernimento e anche con conversione. Questo discernimento è evidente, è tanto sinodale quanto personale. Questa è una cosa che mi sembra di estrema importanza. Sinodale, voglio dire, è collettivo. Certamente c'è un punto in cui arriva a un tratto personale, in cui ne va proprio del sacrario intimo della persona. Boh, non l'ha detto Galileo, dice che c'è scritto sotto un quadro, però quell'espressione che gli fa dire, nella tradizione che rilegge la sua esperienza eppur si muove, quel dire, come diceva Valeria Pigneti, sorella Maria, ne va della mia coscienza, non posso in un momento estremo tradire l'onestà nella quale sono cresciuta, che è l'onestà di sacri valori, diciamo. E quindi, certo, c'è un'emergenza che è personale, ma personale non vuol dire individualistica, per questo resta sinodale. E più c'è crisi, e più c'è desiderio di capire in che situazione siamo, e più il lavoro è condiviso, è sinodale, appunto, è chiamato ad essere collettivo nella politica, ma se stiamo parlando della Chiesa, a maggior ragione nella comunità ecclesiale. E per questo richiamerei un tema che è tipico dell'etica della responsabilità o della cura. Penso a Carol Gilligan, penso a molte altre, penso a un bellissimo testo di Gaia Marsico di Padova, che dice, riprende i temi detti appunto di etica e bioetica femminista, raccogliendoli attorno a questo tema, che adesso è al centro anche per il discorso sulla giornata il discorso, la frase, diciamo, della giornata per la pace, no? La cultura della cura come percorso verso la pace. Diciamo, non è per requisirla, certamente non è chiusa agli uomini, però nasce come una tematica, diceva la Fabiola che mi presentava prima, nasce come una tematica tipica del pensiero delle donne. E come mette bene in evidenza Gilligan e Gaia Marsico, che la rilegge, spesso portando la domanda,
quella che fa passare il dilemma della coscienza e fa scegliere il discernimento in atto, quindi non tutto ma il bene possibile, come dice Amoris Laetitia, la fa porre questa questione non tanto sul tema di principi, ma sul tema di relazioni, sul test delle relazioni. Secondo la domanda, non la domanda che cosa devo fare, a quale principio mi devo attenere, ma verso chi sono più responsabile. Questo è un punto di passaggio importante, perché in molte situazioni in atto la decisione da prendere non è una decisione totale, non è, forse decidiamo di noi, quindi decidiamo anche in un certo senso una totalità di noi stessi, ma decidiamo qualche cosa che è minore, che è penultimo, non abbiamo la possibilità del tutto, ma appunto il bene possibile. Questi capitoli in Amoris Laetitia sono molto attenti, vengono da una tradizione anche della teologia morale molto, molto importante. E dunque questo discernimento nella tradizione si chiama anche prudenza. Ovviamente quale prudenza? La prudenza evangelica, quella proprio che è la phronesis, che è capacità di soppesare, di scegliere una parte. No, non ovviamente quella di Don Abbondio, ma non mi sono potuta esimere perché adoro troppo questa pagina del Manzoni, non per averci a col poveretto, ma insomma, dice di Don Abbondio che lui stava sempre col più forte, però nella retroguardia, non solo, ma si sentiva in dovere di disapprovare chi prendeva le difese di altri. Era poi un rigido censore degli uomini che non si regolavano come lui. Quando però la censura potesse esercitarsi senza alcuno, anche lontano pericolo. Il battuto era almeno un imprudente, l'ammazzato era sempre stato un uomo torbido. A chi, messosi a sostenere le sue ragioni contro un potente, rimaneva col capo rotto, Don Abbondio sapeva trovare sempre qualche torto. Soprattutto poi declamava contro quei suoi confratelli che a loro rischio prendevano le parti di un debole oppresso contro un soverchiatore potente. Questo chiamava un comprarsi l'impiccio a contanti, un voler raddrizzare le gambe ai cani. Diceva anche severamente che erano immischiarsi nelle cose profane, a danno della dignità del sacro ministero. E contro questi predicava, sempre però a quattro occhi, in un piccolissimo cerchio, con tanta più veemenza quanto più essi erano conosciuti per alieni da risentirsi, in cosa che li toccasse personalmente. Pagine solari evidentemente contrapposte all'altra prudenza, che è quella imprudente, se vogliamo dire così, di Fra Cristoforo. Ma certamente si connettono anche a quel discorso di Lorenzo Milani, quel discorso quando diceva c'è anche una solidarietà collettiva. Allora, forse non sempre, non tutti, anche per una purtroppo brutta abitudine che abbiamo di aver introiettato un'autocensura delle volte ancora prima di essere censurati dall'autorità. Naturalmente non sui temi vecchi che ormai sono già dipanati, ma su quelli di cui si parla in corso d'opera. Quindi cioè, forse non tutti avendo introiettato questa viltà, come diceva Madeleine del Bray, ma è stato il mondo a farci così paurosi, così timidi, ma non tutti lo fanno, però almeno possono, come dire, ascoltare, ma ci sono altri che non solo non lo fanno, ma appunto fanno pure la parte di quelli che se la prendono con quelli che parlano. E mi avvio presto alla conclusione, scusate, spero di non allungarmi troppo. E allora, come dicevo, tutto questo una questione che si dà nel discernimento, è un discernimento che sta tra la comunità, una rete, quindi e la profondità personale, qualcosa di profondamente personale, ma profondamente personale speriamo che possa essere non individualistico, però resta anche una scelta personale, anche se una sempre delle studiose cui si riferiva Gaia Marsico ha coniato il termine di autocoenomia, cioè è un portato della modernità l'idea dell'autonomia del soggetto, non eteronomo, direbbe Kant, che non si fa dare le leggi dall'esterno, e tuttavia questa autonomia che è buona e che chiede un soggetto personale, chiede anche un co,
cioè chiede anche che il soggetto personale si metta in rete, come dicevo prima, una rete verso chi siamo più responsabili. Com'è bellissimo quel numero 8 di Fratelli Tutti, i sogni bisogna farli insieme. Dalla crisi, nelle situazioni si esce insieme, non è la stessa cosa sognare da soli o sognare insieme. E dunque questo chiede, esige uno spazio libero. Cosa intendo per spazio libero? Uno spazio libero tra noi. C'è un passaggio molto bello nel ciclo della Genesi, nei numeri capitoli 20 e qualcosa, adesso ho lasciato di là la Bibbia, non ho riportato il numero, scusate, ma nel ciclo dei pozzi dei patriarchi litigano per tanti pozzi, pozzi l'acqua, sarebbe un tema anche attualissimo, ma per uno poi non litigarono e chiamarono, si dice, quel pozzo Rehoboth, che è il plurale di Rahab, e vuol dire uno spazio libero. Dio ci ha dato spazio libero, ci sono anche delle associazioni che hanno chiamato Rehoboth. Dunque, essere la nostra comunità uno spazio libero dove si può respirare con più vasto respiro tra noi, ma anche in noi. E come nell'esicasmo, io amo citare i testi dell'esicasmo, no? Questa preghiera orientale e in particolare anche il racconto che ne fa Yves Leloup, ripubblicato per Servizium, ma in un testo ormai no, datato, che era di Gribaudi, e dice di questo giornalista che va all'Athos per imparare la preghiera del cuore, l'esicasmo, e però non se lo filano, no? La pratica è così, finché alla fine arriva un monaco e gli dice: tu che vuoi? Ah, io vorrei imparare l'esicasmo. Bene, vieni domattina. Allora lui pensa di andare il giorno dopo, che avrebbe sentito chissà che tecniche di preghiera, che cose, e la prima lezione invece dice: vieni qua e impara dalla montagna. Siediti e come la montagna prendi peso. Stai come la montagna che riconosce a tutti e a tutte le cose il diritto di esistere. Se occupiamo troppo spazio, se la nostra interiorità non ha uno spazio vuoto, non ci sarà spazio per stare come la montagna, no, ma non c'è spazio di preghiera, non c'è spazio di trascendenza, non c'è spazio di ascolto. E purtroppo penso che qui non vado su temi, diciamo, chissà come teorici, ma anche pratici, voglio dire, di esperienza, nel senso che siamo sempre tutti a rischio di questo e forse qualche volta ci siamo anche scontrati con questo. Certamente ci sono forse dei caratteri più portati, però anche poco disciplinati, perché questo tema dello spazio libero del discernimento è un tema che è anche un tema di esercizio, si può esercitare, è una disciplina personale e collettiva. Ci sono delle persone che anche sono bravissime, ma non c'è spazio. Delle personalità, adesso lo dico così, scusate, come fosse un colloquio, ci vorrebbero i termini più precisi, ma egotiche, narcisiste. Allora lì, anche se il termine, se il coso è buono, no, non è un bel spazio libero, diciamo. È per questo che certo serviranno profeti e profetesse, in senso, possono essere anche persone che hanno spazio, certamente, però servono anche scribi e scribe, cioè in fondo lo scribo, lui o lei che sia, scrive del profeta, cioè si delocalizza e lascia che altro sia, e credo che sia un ruolo molto importante e spiritualmente molto fecondo poter dare spazio alla voce e all'esistenza dell'altro. E per questo sto proprio concludendo, non vi preoccupate, cito volentieri un racconto rabbinico, anche questo l'ho citato tante volte, l'ho scritto tante volte, quindi diciamo pratico le citazioni, come dice Anna Rosa Buttarelli di Idiotima, non pratico le citazioni, come dire, di documentazione erudita, ma quella delle cose che mi sembra che fanno parte della mia vita, che mi fanno vivere, come tali le vorrei mettere in comune. Allora questo racconto rabbinico, riportato poi da Isaac Deutscher, da De Benedetti, insomma da tanti, dice che c'era un rabbi che si chiamava Acher, che vuol dire lo straniero, era considerato proprio eretico, e c'era invece un rabbi che era l'autore della Mishnah, il coautore della Mishnah, che era un rabbi molto osservante. Il giorno di sabato camminavano, quello vorrebbe dire piede sotto nella sabbia, camminavano
Ma l'eretico andava avanti ed era così avvincente quello che diceva che il rabbi osservante era rapito dalla sua parola e andava avanti e stava rischiando di superare i passi consentiti in giorno di sabato. Allora l'eretico si gira e gli dice: Ehi, stai attento, guarda che tu sei osservante, stai superando i passi che ti sono consentiti, torna da dove vieni. E allora il rabbi osservante torna indietro perché non voleva superare il numero dei passi e l'eretico va avanti verso l'orizzonte. Io trovo questo racconto bellissimo perché io credo che nella autocoinomia, nell'insieme, nella nostra sinodalità, ci può essere a volte un caso, a volte l'altro nella nostra vita, oppure chi fa una cosa e chi fa l'altra, ma c'è uguale legittimità sia per chi tiene la misura di passi contati, sia per chi oltrepassa i confini e va fuori, purché gli uni e gli altri, anche la misura dei passi contati, sappia che quello è un confine che si è dato, ma che di là c'è l'orizzonte. Ecco, che c'è questo spazio libero e questa libertà. Questo, diciamo, come conclusione, è l'ultimissima, è un vietato calpestare i sogni, è una memoria, è una figura che è vostra Trentina ed è di tutto il mondo. E Aghi, agitu ideo, gudetu, che ci ricorda in questo nostro percorso anche che i sogni e anche la coscienza e anche il discernimento e l'obbedienza hanno bisogno anche di una grande passione.